portarmi la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco, rinnoviamo la lunga tradizione che ha visto la nostra parrocchia solennizzare fin dai primi tempi la festa di San Giovanni Bosco. Questo direi soprattutto perché il nostro paese ha avuto la fortuna di avere fin dall'origine qui nel nostro paese le suore salesiane e quindi anche uno dei primi oratori che sono stati creati, istituiti da San Giovanni Bosco. Quindi una festa che direi quasi ci appartiene e noi dobbiamo ancora una volta solennizzarla. Per celebrare degnamente il Santo Mistero riconosciamo i nostri peccati. A Dio onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensiero, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia gloria di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio grande e misericordioso, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo. Signore Dio nostro, nella tua provvidenza ci hai donato Maria per il bene della Chiesa. Suscita anche in noi la stessa carità apostolica che ci spinga a cercare la salvezza dei fratelli per servire te, unico sommo bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Poi, il Signore mi rispose: quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome... Che è mai questo? Una dottrina nuova e insegnata con autorità. Comanda fino agli spiriti immondi ed essi obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni. Un primo spunto ce lo dà il libro del Deuteronomio che abbiamo fatto oggi come prima lettura, dove Mosè dice che il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te e ai tuoi fratelli, un profeta pari a me. Certamente Mosè non si riferiva
solamente a un profeta, ma a tutti coloro che nel corso della storia umana, prima dell'Antico Testamento, poi del Nuovo Testamento, avrebbero messo la loro intelligenza, il loro cuore, la loro azione al servizio di Dio. A parlare a nome di Dio e agire in nome di Dio. C'è poi il Vangelo che ci presenta l'inizio della predicazione di Gesù, inizia proprio là dove Gesù aveva scelto i suoi primi apostoli, in Galilea. Abbiamo visto domenica scorsa. E Gesù parla in modo tale, comincia a parlare nella sinagoga. La sinagoga era la chiesa dei tempi degli ebrei, dove si leggeva la Sacra Scrittura, dove un rabbino o uno scriba spiegava. Poi chi voleva si alzava, leggeva un brano e poi si introduceva nella conversazione. Coloro che hanno ascoltato quello che Gesù diceva nella sinagoga dicevano erano meravigliati. Perché? Ma perché parlava come uno che ha autorità, diceva delle cose nuove con autorità. E prosegue non come gli scribi, perché gli scribi si preoccupavano soprattutto della legge e si sono accorti, coloro che ascoltavano Gesù, che Gesù non si preoccupava troppo della legge, si preoccupava della gente, delle persone che aveva davanti, della loro vita. Per cui sentivano che insegnava con qualche cosa di nuovo, che aveva in se stesso un'autorità. L'autorità di chi parla a nome di Dio. Ecco, questo Vangelo ci dà, se volete, lo spunto per mettere a fuoco così la figura del santo di cui noi facciamo oggi questa festa, questa solennità, solennizzata soprattutto dal canto dei bambini, che è sempre qualcosa che dà un tono particolare alle nostre funzioni quando cantano. E oggi direi in un modo tanto opportuno, perché la festa di San Giovanni Bosco si richiama soprattutto alla gioventù. Ecco, San Giovanni Bosco è stato in mezzo al suo popolo un profeta, cioè uno che parlava a nome di Dio e che agiva a nome di Dio. E possiamo dire ha ricevuto un mandato, così come abbiamo ascoltato nella lettura: tu parlerai a nome mio. Dio diceva al profeta, e San Giovanni Bosco ha iniziato la sua vita sotto questo influsso, questo mandato, direi, che gli è stato consegnato da Dio stesso. Sappiamo che c'è stato fin dalla sua fanciullezza, aveva 9 anni, quando ha avuto quel sogno premonitore, per cui aveva capito da quel sogno che cosa avrebbe dovuto fare nella sua vita. Avrebbe dovuto interessarsi di quello che rappresenta l'anima stessa di una società, che sono
i ragazzi che sono i giovani. In un periodo in cui i ragazzi e la gioventù erano messi un po' da parte, vivevano un pochettino ai margini, diciamo, della società, sia i ragazzi che i giovani. Io ricordo un canto che si faceva e che rispecchiava altri tempi rispetto ai nostri, dove si diceva: fanciulli della strada, a voi nessuno bada, indifferente passa in mezzo a voi l'umanità, nessuno che vi dà sorriso di bontà. Ma ci sarà un'altra mamma che vi sorriderà e vi guiderà in cerca della grande verità. Una madre che era una donna, ma possiamo dire anche un padre. Certamente il padre è Dio, ma avete cantato padre e maestro, che canterete, padre e maestro. Padre è colui che si interessa, che si china, che aiuta, che consola, che consiglia, che illumina. Ecco, questo direi mandato da parte di Dio, consegnato a San Giovanni Bosco, è stato realizzato nella sua vita. Da subito, direi appena diventato sacerdote nel 1841, cominciando a interessarsi dei ragazzi, a raccoglierli, soprattutto i più sbandati, con un intento che è diventato quasi il programma della sua vita. Voleva far diventare quei ragazzi degli onesti cittadini e dei buoni cristiani. Facendo che cosa? Inserendoli nella società. Per questo non ha pensato solamente a far dottrina a questi ragazzi, a introdurli nelle verità della fede, ma per loro ha istituito anche dei corsi professionali per aiutarli a trovare la loro strada nella società, per dar loro la possibilità di vedere il loro futuro con luce, con speranza, perfino con gioia. E sappiamo questo metodo di San Giovanni Bosco quanto abbia inciso nel percorso della società, dall'Ottocento in avanti. E come questi oratori che lui ha istituito si siano moltiplicati proprio per il bisogno che c'era di raccogliere questi ragazzi, di aiutarli a crescere, di dar loro speranza. E lo ripeto, uno dei primi oratori, uno, sotto il riflesso, l'influsso non solo di San Giovanni Bosco, ma anche di quell'altro istituto che San Giovanni Bosco ha voluto creare insieme a Madre Domenica Mazzarello, Maria Domenica Mazzarello, le suore salesiane, le suore di Maria Ausiliatrice. E una delle prime case che si sono costituite è stata qui a Vercelli, una delle prime. Quindi possiamo dire che il nostro paese ha vissuto un influsso salesiano fin dall'origine. Quanti dicono di essere stati a scuola dalle suore? Non c'erano altre scuole, ma c'erano suore. E tanti le ricordano proprio per nome, per l'affetto, l'influsso che hanno lasciato nelle loro anime, nella loro vita. Ecco, una presenza delle suore salesiane che è arrivata fino a noi, speriamo che continui.
ma un po' come in tutto il mondo delle vocazioni, anche loro sono in crisi, un po' come noi sacerdoti. Ma siccome è stata una delle prime case, vorremmo anche che sia anche quella che prosegue nel corso della storia, ecco, e che sia a disposizione delle nostre famiglie, dei nostri bambini, della nostra società ancora per tanti e tantissimi anni. Ecco, questa festa ci invita, direi, a considerare così la bella figura di San Giovanni Bosco, a ricordare tutto il bene che ha fatto per la Chiesa e per la società. Ma direi che la nostra riunione non è solo un ricordo, è anche un chiedere a San Giovanni Bosco che sia presente alle nostre difficoltà, quelle di oggi. Lui ha trovato un mondo pieno di difficoltà per la gioventù, San Giovanni Bosco, e è riuscito, sotto l'impulso della grazia dello Spirito Santo, come un profeta, a vedere non solo i problemi, ma anche a cercare tanti aspetti che ha risolti. Ecco, pensate anche noi oggi come siamo attanagliati da problemi grossi per i nostri bambini, per i nostri ragazzi, per i nostri giovani. E come, guardando così semplicemente, umanamente, non abbiamo delle grosse speranze o prospettive. Per questo che ci rivolgiamo nella preghiera oggi a San Giovanni Bosco, ecco, dicendo che quelle difficoltà che lui sa, che ha incontrato e che ha risolto, ci aiuti. Aiuti le nostre famiglie, perché tante volte sono preoccupati per l'avvenire dei loro figli. Aiuti questi ragazzi a crescere in quegli ideali, ecco, che rappresentano proprio il motto di San Giovanni Bosco come cittadini e come cristiani, e che questi ragazzi trovino nelle loro famiglie i più validi aiuti per crescere nello spirito umano, nello spirito cristiano, perché loro hanno bisogno di questo. Ha bisogno di una sollecitudine che vada oltre il dargli delle cose, forse ne hanno anche troppe. Ha bisogno di qualche cosa d'altro. Ha bisogno di vedere nelle loro famiglie non l'autoritarismo, ma l'autorità sì. Devono crescere questi ragazzi sapendo che si devono affrontare anche i sacrifici, non glieli devono tutti togliere i sacrifici, perché dovranno poi affrontarli nella vita. Ma questo lo si prova adagio adagio, vivendo in famiglia, con quello spirito che ci aiuta proprio, e noi vogliamo e chiediamo oggi nella preghiera a San Giovanni Bosco di illuminarci e di instradarci sulle strade vere, belle, giuste, luminose della nostra vita.